Prendiamo per esempio cioè vediamo l'esempio qui sotto. Ho il deviatore alla semplice pressione del comando locale, chiaramente mi attiverà la luce. Potrò attivare la luce giustamente anche dall'applicazione. In più però il deviatore ha anche la funzione di richiamo di una scena alla pressione prolungata, quindi se premo il dispositivo per più di 2 secondi, il dispositivo può richiamarmi una scena. Questo cosa mi permette? Uno, mi permette di non avere un ulteriore modulo scenario da aggiungere, ma dall'applicazione io posso creare fino a 16 scene, 16 scene a cui associo i dispositivi che voglio, diciamo, gestire in quella scena, posso scegliere cosa devono fare quando viene richiamata quella scena e questa scena posso associarla a un comando che la richiamerà. Per esempio, in questo caso io avrò il deviatore magari posto nel mio disimpegno, a cui magari posso associare la scena di spegnere tutte le luci e abbassare tutte le tapparelle. Quindi nella normale funzionalità lui mi accenderà la luce del disimpegno. Quando invece voglio, per esempio, attivare la scena in cui esco, lo terrò premuto per più di 2 secondi e questo mi attiverà la scena. Questa scena poi la troverò anche riportata sulla mia applicazione e potrò comunque comandarla direttamente anche dal mio smartphone. Cosa hanno in più però ulteriormente questi dispositivi? Appunto, come vi dicevo, il richiamo della scena, che sono 16 scene disponibili, quindi posso associare dispositivi alle scene che creo. Posso far sì che queste scene siano richiamate dai miei dispositivi. Inoltre, posso appunto gestire le scene direttamente dalla mia applicazione Ave Cloud. Inoltre, però, i dispositivi hanno ulteriori funzionalità. Per esempio, il deviatore e il relè rilevano anche il consumo, quindi mi indicano quanto sta assorbendo il carico. Per esempio, nel caso indicato, la luce sta assorbendo 12 watt. In più, il relè luce presa, oltre a rilevare l'assorbimento, mi permette anche di monitorare il mio carico, quindi vedere l'andamento sia orario che giornaliero, che mensile, che annuale del carico collegato. Posso anche impostare una soglia entro la quale poi andare a sganciarlo. Per esempio, non so, non voglio che nella presa del bagno i miei figli colleghino troppe cose, quindi la limito a 1,5 kW la presa del bagno. A quel punto, quando il carico arriverà a 1,5 kW, verrà sganciata direttamente la presa del bagno. In più potrò vedere e monitorare com'è stato l'andamento dei consumi su quella singola presa. Poi, come vi dicevo, potrò comunque associare i dispositivi che fanno parte di questo ecosistema al mio controllo carichi, per cui potrò gestirli sia gestire appunto i singoli carichi, sia modificare le priorità in relazione poi a quello che è il mio utilizzo e a quello che mi serve. Per esempio, posso impostare che la mia potenza contrattuale 3 kW e che non voglio superarla, e quindi in automatico il dispositivo comincerà a sganciare i carichi o a ricollegarli in relazione a quello che è il mio attuale consumo. In più, come vi dicevo, potrò monitorare anche tutto l'andamento sia dell'energia prodotta dal fotovoltaico che dell'energia che ho effettivamente usato, dell'energia che ho immesso e anche dell'energia che ho prelevato, cioè quella che ho scelto che venga, diciamo, che mi permetta di sfruttare quella che è la mia produzione del fotovoltaico. Quindi, per esempio, so che durante la giornata, come vediamo in questo esempio, ho l'energia prodotta estremamente importante nel mio fotovoltaico, farò in modo che in quel momento il mio prelievo, quindi il fatto che potrò magari caricare l'auto, sarà fatto solo nel momento in cui il mio fotovoltaico è in grande produzione.
come vi dicevo, l'altro grande plus è che tutti i dispositivi IoT si integrano con la domotica filare. L'integrazione è fatta direttamente dall'applicazione. Quindi, una in fase di configurazione, posso anche associare l'impianto al web server di Avebus che ho presente e quindi posso tranquillamente poi andare a gestire, non so, per esempio, le mie prese, le mie luci IoT, i miei deviatori, anche o dal mio touchscreen o dalla domotica di Aave, oppure posso gestire, per esempio, dei carichi che ho collegato sul filare grazie all'economizzatore IoT. L'integrazione è un altro plus che abbiamo voluto integrare con questa nuova gamma di prodotto. Integrazione che è diretta anche con l'antintrusione, perché la centrale antintrusione monta web server e si collega direttamente con i dispositivi IoT. Come vi ho detto prima, questa integrazione cosa mi permette di fare? Se teniamo in considerazione, per esempio, la questione degli scenari, delle scene che abbiamo visto prima, io potrei avere il mio deviatore all'ingresso dell'abitazione, premo per 2 secondi il deviatore, spengo le luci, abbasso le tapparelle, attivo la centrale antifurto. Non ho bisogno di ulteriori interfacce perché la comunicazione tra il mondo antintrusione e l'IoT è diretta. E poi, non solo, abbiamo voluto anche implementare una serie di plus che garantiscono una facilità di assistenza e di supporto tecnico, perché ogni dispositivo è aggiornabile anche da remoto, l'importante è che abbia la possibilità di collegarmi alla mia applicazione e posso tranquillamente aggiornare i dispositivi del mio cliente finale nel caso in cui ci fosse un upgrade, siccome appunto, come vi dicevo, la gamma IoT punta sul fatto di essere un ecosistema implementabile e integrabile, ciascun dispositivo potrà essere arricchito, potrà essere arricchita la gamma da altri prodotti e facilmente potrò aggiornare i dispositivi direttamente dal mio smartphone. L'altro aspetto che mi piace sottolineare è che dall'applicazione, chiaramente dalla sezione di configurazione che è protetta da password che chiaramente può essere accessibile dall'installatore, mi permette anche di visualizzare quella che è la topologia dell'impianto, ovvero vedere come la mia rete mesh è andata a comporsi e come si sta sviluppando in modo dinamico, vedendo come sono anche i segnali che collegano i vari dispositivi, eventualmente verificando che tutto il mesh stia funzionando in modo corretto. L'altro aspetto in più ulteriore è che sempre dall'applicazione io posso inoltre anche visualizzare, sempre appunto dalla sezione di configurazione, dei parametri su ciascun dispositivo che mi permettono di controllare che il funzionamento sia sempre ottimale, per cui dallo stato della connessione alla rete mesh, dallo stato di connessione con il sistema per esempio Domina Bus, l'Ave Bus, che la tensione di esercizio, che anche la temperatura interna del dispositivo, tutti i dati, informazioni che chiaramente offrono innanzitutto la possibilità di un controllo immediato del dispositivo, ma inoltre, nel caso in cui avessi eventuali problemi, posso interfacciarmi facilmente con il nostro centro assistenza per comunicargli alcuni dati e avere subito un feedback veloce per risolvere quelle che sono le eventuali problematiche. Quindi abbiamo voluto dare anche questo tipo di plus in più dal punto di vista di supporto tecnico e assistenza, in modo da garantire più facilità di risposta anche a eventuali problematiche. E anche se comunque il sistema mesh, basandosi su una tecnologia come quella come il Wi-Fi, garantisce una struttura solida dell'impianto che appunto è facilmente implementabile e robusta. Vediamo poi al terzo capitolo del nostro percorso, siamo quasi, diciamo, verso la fine, però era importante sottolineare che anche dal punto di vista di configurazione l'impianto fosse effettivamente smart e quindi abbiamo introdotto innanzitutto
una gestione facile da applicazione. Innanzitutto una gestione anche dei processi, quindi in questo periodo uscirà anche questa nuova app ElectroSmart che permette di gestire tutti i processi dalla preventivazione fino alla programmazione. E su questo però non mi dilungo perché è un capitolo estremamente interessante, è un gestionale molto evoluto che stiamo presentando anche nel nostro tour che sta diciamo percorrendo l'Italia, e poi se vorrete avere ulteriori approfondimenti vi lascerò poi magari dei contatti per conoscerla meglio. In questa sezione approfondiremo l'altra app che ci permette di gestire gli impianti, che è l'applicazione Ave Cloud, che in modo intuitivo e facile ci permette appunto di configurare l'impianto. Vedremo poi i passaggi, ho cercato di riassumerli in poche slide, giusto per farvi capire che abbiamo fatto in modo che la configurazione fosse guidata, fosse facile, e diciamo permettesse all'installatore e all'utente finale di utilizzare l'impianto in modo smart, perché questo poi è effettivamente quello che è la risposta che abbiamo pensato fosse necessario dare alla domanda che ci veniva dal mercato. Innanzitutto, in soli quattro passaggi posso aggiungere un nuovo impianto, anche senza inserire delle credenziali. Quindi, come vedete, apro l'app Ave Cloud che avrò scaricato da Google Play o dall'App Store, apro l'app Ave Cloud. Seleziono progetti, seleziono il più e seleziono aggiungo impianto IoT. Semplicemente quattro passaggi, aggiungo un impianto e qua partirà la procedura guidata per l'utente che indica passo passo all'utente i vari passaggi che deve fare. E in soli quattro passaggi posso configurare il mio access point, quindi fare in modo che un dispositivo qualsiasi di quelli presenti all'interno dell'abitazione mi permetta, attraverso lo smartphone o il tablet, di collegarmi all'impianto. Quindi cosa dovrò fare? Semplicemente l'applicazione mi dice premi per 2 secondi il pulsante sul dispositivo, questo comincerà a lampeggiare con un lampeggio singolo, avrà generato la sua rete Wi-Fi, Ave IoT. Non dovrò semplicemente collegare il mio smartphone o il mio tablet a questa rete Wi-Fi generata dal dispositivo. Chiederò di verificare che l'access point sia collegato, punto 8, e la mia applicazione mi darà il feedback che effettivamente l'access point è stato trovato. Basta, io sono collegato al primo dispositivo che mi fa l'access point. Poi, in solo quattro passaggi, configurerò il mio root node, quello che diventa il nodo dell'impianto. È previsto un solo root node per impianto, quindi procederò con l'applicazione, mi chiede se voglio aggiungere un altro dispositivo, dirò di sì, mi chiederà di premere per 8 secondi il pulsante sul dispositivo, mi chiederà di verificare e troverà quello che è il mio root node. Premendo su Avanti avrò configurato il mio root node dell'impianto. Come vi dicevo, è importante che questo sia tra i dispositivi più vicini all'impianto. E poi, se ho altri dispositivi, basterà premere sì e rispondere sì alla domanda successiva, che è quella in cui l'applicazione mi chiede se ho altri dispositivi da aggiungere. In automatico vedrò tutti i dispositivi che sono in fase, ancora in fa tra virgolette, in attesa di configurazione, vedrò innanzitutto i miei primi due dispositivi, che sono l'access point e il root node, che sono quelli che ho già configurato, e poi tutti gli altri. Potrò prima di tutto anche nominarli, premendo sulla matitina, quindi potrò cambiargli il nome, potrò testarli per verificare quali sono effettivamente, poi potrò scegliere con la slide di aggiungere quelli che voglio aggiungere al mio impianto, premendo OK,
non avrò fatto altro che aggiungere questi dispositivi al mio impianto. In questa fase posso poi scegliere o di non legare il mio impianto a un router e quindi di continuare a comandarlo direttamente con il dispositivo che mi fa da access point. Potrò anche rinominargli la rete con una password e potrò collegarmi a quella rete generata dal mio access point. Se invece ho un router presente, premerò sì e inserendo, diciamo, le credenziali, potrò associare il mio impianto al router di casa. Cosa succederà? Succederà che il root node si collegherà al router di casa, poi mi verrà chiesto di collegare il mio smartphone alla mia rete wifi domestica l'applicazione farà una verifica finale per controllare che il mio root node sia collegato al router di casa. Fatto questo, il mio impianto è finito. Posso già trovarmi i dispositivi direttamente sul tablet, sull'impianto IoT, e andare a pilotarli. Poi cosa posso ulteriormente fare? Chiaramente, come vi dicevo prima, posso implementare tutta una serie di funzioni, scenografie, gestione, impersonalizzazioni dei dispositivi, personalizzazione delle funzioni, per esempio soglie sulla soglie di sgancio per quanto riguarda il relay, priorità dei carichi, e tutto, diciamo, semplicemente dall'applicazione. Stiamo quasi per concludere, ma ci tenevo a fare un'ultima sezione, che è quella di un esempio molto semplice che ci permette di capire quale, diciamo, com'è il passaggio da una traditional home a una smart home. Innanzitutto, come abbiamo visto, quali sono le caratteristiche dell'impianto smart pensato da Aave? Innanzitutto, posso sostituire i comandi tradizionali per farli diventare smart. Non ho necessità di aggiungere ulteriori interfacce, posso facilmente configurare i dispositivi, volendo posso anche gestirli senza il router domestico. Se prendiamo per esempio in esame questo tipo di abitazione, ho cercato di semplificarla in modo da rendere più chiaro, diciamo, come è suddivisa, quindi ho gestione delle tapparelle e delle luci. Ho un impianto tradizionale, quindi molto semplice. All'ingresso avrò un relay passo passo comandato da 5 pulsanti. Poi, per quanto riguarda la zona della cucina, due deviatori, un invertitore. Per quanto riguarda il tavolo cucina, due deviatori. Per quanto riguarda la zona soggiorno, che è il punto luce 4, comandato da due deviatori, un invertitore. Il punto luce 5 della camera, anche qui ho messo due deviatori, un invertitore. E la cameretta, due deviatori. Il bagno, due deviatori. E poi, vabbè, ho la zona WC di servizio, lavanderia, altri due deviatori. E in più ho ipotizzato che ci siano presenti anche delle tapparelle motorizzate, quindi 7 commutatori, diciamo, per gestire le tapparelle. Questo, diciamo, è il mio impianto tradizionale. Se penso a come farlo diventare smart, mi basterà, per esempio, prendiamo alcuni esempi, non so, prendo il corridoio, al posto del mio relay passo passo potrò utilizzare il relay IoT. Collego i pulsanti e vado a pilotare il relay IoT. Relay che funziona semplicemente e continuerà ad andare come passo passo, lo avrò impostato come passo passo, ma poi mi permetterà di gestire la mia luce del corridoio direttamente anche da smartphone. E in più potrò, per esempio, se utilizzo uno di questi pulsanti, se utilizzo i pulsanti presenti, se lo premo per 2 secondi, potrò richiamare una scena. Poi, se vado per esempio nella zona cucina, mi basterà sostituire un solo deviatore tradizionale con un IoT e lasciare il resto normale. In questo caso, il mio punto luce 2 della cucina diventerà un punto luce smart. Potrò appunto
gestire anch'esso dall'applicazione e farlo entrare nel mio ecosistema, nel mio ecosistema IoT. Stessa cosa per gli altri punti luce, stessa cosa per i commutatori tapparelle. Quindi dove ho per esempio dei deviatori, mi basterà sostituire un solo deviatore tradizionale con un IoT. Così come ho dove ho due deviatori e un invertitore, mi basterà sostituire un deviatore tradizionale. Ma pensiamo quindi a quello che è questo esempio, facciamo una sintesi. Ho aggiunto 8 deviatori IoT, un relè e 7 commutatori. Però ho mantenuto 8 deviatori normali, 5 pulsanti, 3 invertitori, più tutti i cestelli e placche, se ho chiaramente utilizzato una serie tradizionale AVE, perché come vi dicevo prima, questi dispositivi vanno, siccome il nostro cestello è unico, l'aggancio sul cestello è unico, vanno su tutte le serie civili AVE. E poi cosa ho tolto? Avrò tolto 8 deviatori, un relè passo passo e 7 commutatori. Ma in più cosa potrò dare al mio cliente finale? Potrò per esempio dirgli che semplicemente aggiungendo 3 relè prese potrebbe controllare per esempio alcune prese sulla cucina e magari una presa in lavanderia, e quindi potrebbe gestirle dall'applicazione, magari aggiungendo il controllo carichi e integrandolo nell'ecosistema, potrebbe controllarle in modo intelligente, evitando diciamo di superare quella che è la soglia di carico prevista. Ma inoltre, se io utilizzo per esempio una centrale antintrusione AVE, potrei integrarla con questo sistema smart e per esempio, come vi dicevo prima, alla mia luce del corridoio, ai pulsanti che sono presenti, associare una scena per cui premo normalmente, accendo il corridoio, quando devo uscire premo per 2 secondi, spengo tutte le luci, chiudo le tapparelle e inserisco la centrale. Una volta installati, facilmente li avrò configurati, facilmente poi potrò lasciare al mio cliente finale le credenziali per accedere all'impianto e gestirlo diciamo in modo smart e permettergli di passare facilmente da quella che è la sua abitazione tradizionale a un'abitazione smart connessa. Se andiamo a esaminare qual è diciamo la differenza indicativamente tra un impianto tradizionale come quello che vi ho mostrato e un impianto smart, siamo intorno al più 30, più 40% rispetto al tradizionale. Chiaro che però in questo caso offro al mio cliente finale un impianto molto avanzato che sicuramente garantisce un plus molto più ampio rispetto a questo più 30, più 40%. Se evalgo le ultime 3 diapositive, perché? Perché per approfondire tutta questa gamma di nuovi prodotti, di nuove applicazioni, c'è un evento itinerante di AVE che è in giro per l'Italia, riservato ai professionisti del settore elettrico. Saranno 3 strutture in cui sarà possibile, siccome ci rendiamo conto che la tecnologia è nuova e abbiamo molte novità di prodotto, sarà possibile provare i prodotti e testarli proprio sul campo, nonché avere informazioni dirette sul funzionamento. Il tour farà diciamo tappa in 8 province italiane e in ciascuna starà almeno 11 giorni. Ogni giornata del tour prevederà fino a 3 appuntamenti, ciascuno dei quali sarà appunto accompagnato da un evento esclusivo. Come partecipare? La partecipazione è chiaramente dedicata solo ai professionisti del settore ed è su invito. Se volete avere informazioni, vi lascio appunto l'indicazione del sito a cui appunto potete collegarvi per approfondire meglio. Io ho finito la parte di esposizione e passo la parola quindi a Marco per diciamo l'ultima parte di questo webinar.
si dice? Sì, sì, confermo. Grazie mille. A brevissimo apparirà un sondaggio, eccolo, sul vostro schermo. Vi chiediamo gentilmente di compilare questo questionario. Una volta finito il sondaggio, passeremo alla sessione di domande e risposte. Quindi, se avete qualche dubbio riguardo alla presentazione, potete fare domande al relatore nella chat in basso a destra. Vi lasciamo quindi qualche minuto di tempo per rispondere e vi ricordiamo che il questionario verrà riproposto alla fine della sessione domande e risposte. Quindi non preoccupatevi se non riuscite a terminarlo in questa finestra temporale. Ci vediamo quindi fra 3-4 minuti e procediamo con la sessione domande e risposte. Grazie. Risposte. Ok, va bene. Allora, innanzitutto grazie per l'attenzione e per le numerose domande.